Ciao ragazzi, io sono B85 e siamo qui su Cosmonautica. Mi scuso intanto se ci dovesse essere un leggero, se dovesse sentire un leggero rumore sottofondo. Purtroppo ho aperto da poco il condizionatore, sta andando al massimo per cercare di raffreddarmi. Io che sudo come tantissimo su questo caldo, che poi il caldo, cioè, è assurdo qui a Bologna perché fa troppo caldo, cioè il caldo umido ti ammazza. Comunque c'avevo in mano il telecomando, non so che mi serve, non sono mica FabJ io. Passiamo subito al gioco. Cosmonautica è un gioco che può piacere e non può piacere. È un gioco manageriale, strategia, ecco, però a me piace tantissimo, è veramente bellissimo. Partiamo subito con la campagna e ve la faccio vedere, c'è una storia che è particolare da scoprire. Io ci ho giocato 3-4 volte, fatto 4 però non si vedeva il mignolo, quindi era un 3, comunque un 4. 4 volte perché comunque è un gioco difficile, non è molto semplice. È tutto in inglese purtroppo, l'italiano non c'è. Lui è il nostro, come dire, quello che ci introduce, ci dice ciao bello, sì, ha detto ciao bello, lì c'è scritto ciao bello, quindi è inutile che traduco. Finalmente, grazie a Cod dovrebbe essere il codice, vabbè, sono io. Quindi ti ricordi niente? No che non mi ricordo niente. Ci dice che in pratica il precedente capitano ha avuto un piccolo problema, quindi vabbè, hanno messo, è successo al tuo predecessore, povero ragazzo, vabbè. E quindi niente, siamo noi quelli che dovremmo comandare questa navicella. Comunque, saltiamo tutta questa parte qui che è pallosissima, ve l'ho saltata io. In pratica ci dice che il nostro capitano ci ha lasciato un particolare box che non si sa cosa c'è dentro. Ve lo faccio vedere. Sì, la rompere le palle. Sì, già ci so giocare perché comunque ho dovuto fare un sacco di... ci ho ricominciato 4 volte. Come vedete ci abbiamo un box con qualcosa dentro in cui non sappiamo niente. Il vecchio capitano ci ha lasciato questa nave, qualche soldo. Partire con questa nave è impossibile in questo momento. Voi direte perché è impossibile? La nave sembra che funzioni. No, non funziona. In pratica la nave dobbiamo sistemarla per fare un viaggio interspaziale favoloso. Cosa ci serve? Lui ce l'ha detto l'uccellino lì. Per chi volesse giocare, l'uccellino vi darà un sacco di consigli. Però io ci ho giocato, so già quello che devo fare. Ci serve assolutamente un posto dove far dormire le persone. Quindi mettiamo subito questo qui, un bagno. Ovviamente le persone vanno in bagno. È un bagno molto semplice, tipo roulotte. Ecco, c'è solo il bagno, non c'è niente. Manca il bidet, manca. Mettiamo un punto dove poter trovare del cibo. Tutto il resto è bloccato. Come si sbloccano queste cose? Facendo le missioni che faremo dopo. Potremmo mettere anche le armi, ma io vi sconsiglio assolutamente all'inizio di andare a combattere con questa navicella. Questa navicella fa un po' cagare, possiamo dirlo, per combattere non è molto buona, anche perché poi all'inizio avete anche del personale poco esperto, avete tutti questi problemi qua che vi portano a perdere. Mettiamo un Neurekashi Lab, lo mettiamo qui. Spostiamo qui, lo possiamo anche spostare, l'ho messo lì, lo mettiamo qui che sta un po' meglio. E riempiamo tutta la nostra navicella di postazioni cargo. Perché le postazioni cargo? Perché col cargo facciamo veramente tanti soldi. Installa, perfetto. In pratica noi saremo una navicella spaziale che va in giro a trasportare della merce. Attenzione, perché ci potrebbero attaccare i pirati, ma ne parleremo fra poco. Quindi abbiamo la nostra navicella bella pronta. Ci manca che cosa? Ci manca un pilota. Come vedete qua c'è un repairer, un cleaner, quindi uno che pulisce, uno che ripara, un cuoco, un pilota, un altro pilota, un medico e un cook. Un cook e un cuoco. Al momento cook è inutile prendere, tanto non c'abbiamo la cucina, quindi non saprebbe cosa cucinare. A noi ci serve prima di ogni cosa un pilota. Pilota, qua io vedo che c'è questo e questo. Tutti e due, a parte il sesso, uno maschio e una donna, un uomo e una donna, cosa cambia? Che cambia che preferiscono la dieta, il cibo. Uno mangia la carne e uno no, uno è vegetariano. Quindi che succede? Succede che se noi prendiamo un vegetariano e uno che mangia la carne, si scontrano sulla nave, quindi non va bene. Io però ho visto un riparatore che ha la foglia, quindi mangia della... un vegano, lo prendiamo subito. E prendiamo anche il pilota vegano. Ok, lui mi dice che siamo a posto, potremmo partire per la nostra missione verso Swain. Adesso vediamo subito cosa è Swain. L'uccello, dopo che lo vedete la prima volta, vi rompo un po' le palle. Potrei anche disattivarlo dalle opzioni, però lasciamolo parlare, magari mi dimentico qualcosa. Guardiamo subito cos'è. Noi siamo su questo universo. Allora, navicelle gialle e navicelle rosse. Le rosse, stateci lontano perché sono i pirati che vi attaccano. Le gialle sono sì dei pirati spaziali, che però
non vi danno fastidio, ecco. Noi, come vedete, qua abbiamo una zona nera e una zona viola. Nella zona viola ci sono dei pianeti, ma non ci possiamo ancora andare, dobbiamo ricercarli. Noi dobbiamo andare verso Swoin partendo da Hinuber. Allora, guardate qual è la parte importante. La parte importante di questo gioco è proprio il commercio. Come vedete, il commercio su Swoin accettano lettere, carta, vini, acqua, semi e questi due mezzi qua. Guardiamo quello che abbiamo su Hubener. Su Hubener abbiamo una paper production, quindi una produzione di carta che esporta carta. Noi dobbiamo andare a Swoin. Qual è la cosa più bella da fare? È ricaricarci tutta la navicella di carta. Ci sono 27 pezzi di carta che possiamo acquistare e li acquistiamo. Quindi spendiamo 5.000 dollari, ne possiamo prendere solo 16 perché abbiamo finito i soldi, quindi compriamo. Se andiamo di nuovo sulla nave, come vedete si sono riempiti i modulini, i cazzettini lì di quei cosi. Perfetto, potrebbero esserci anche altre missioni qui al bar. Non ne vedo nessuna verso Swoin, potremmo portare 10 persone, non abbiamo lo spazio per caricarle, 2 verso Catapult, niente. Peraltro devo andare al Gamescon a Catapult. Gamescon, vi fa capire qualcosa? Sì, vi fa capire qualcosa. Niente, quindi personale ce l'abbiamo. Chissà se c'era uno scienziato. Che mi serve uno scienziato se inizio già a fare le ricerche. Non c'è qui, perfetto. Allora facciamo così, apriamo qui il modulo. Selezioniamo la crew. Andiamo in crew, facciamo task. Diciamo che lui deve pilotare per tre cicli e uno si riposa. In battaglia fa il pilota. Lui fa in battaglia, ripara. E durante la normale navigazione ripara per 3 cicli e uno si riposa, come il primo, quindi sanno già quello che devono fare. Settato tutto, sì, possiamo partire. Quindi noi siamo qui a Hubener, dobbiamo andare a Swoin. Travel. Come vedete, io metto velocità veloce perché sennò ciao, qualcuno ci ha rotto già qualcosa, lui va a ripararlo. Siamo partiti, ci hanno sabotato già la navicella, va bene, tanto c'è quello lì che ripara. Non ti preoccupare, N1L, ci penso io, so tutto, tu fatti i cazzi tuoi. Quindi il nostro capitano si è ovviamente ammalato. Ci sta, perché non è che ci basta la sfiga che si rompe un pezzo, no. Si ammala anche il capitano, però prima o poi si riprende. Come vedete qui ci mancano ancora tre unità di tempo, ecco, per arrivare a destinazione. In questi casi, guardate che bella la mia navicella, possiamo anche guardarla in tondo. Ok, bellissima, guardate qui in questo mondo così. Noi in questi casi possiamo anche guardare se qualcuno ci vuole intercettare. Non ci vuole intercettare nessuno, noi stiamo per intercettare Swoin. Qui in questo punto lo intercetteremo. Manca un giorno, ritorniamo sulla navicella. Che ce la gustiamo un po', lo vedete qua, uno guida, uno giusta. Per il momento abbiamo una crew, quindi una... dei membri del nostro equipaggio di 2 persone. Va bene, non fa niente. Ok, ci hanno accolto, quindi ci danno subito 10.000 crediti per aver fatto la nostra missione. Ci sta. 10.000 crediti sono importantissimi, quindi fammi andare qui. Cancelliamo subito queste 2 missioni. Questo qual è l'altra missione? Ok, l'obiettivo è stato updated, quindi è stato aggiornato. Andiamo a vedere qual è la nostra missione. La nostra missione è di aspettare 15 cicli. Dobbiamo fare qualcosa in questi 15 cicli. Come detto, questo è un gioco manageriale, economico, diciamo economico, di trasporti nello spazio. Quindi sì, economico, dobbiamo gestire, manageriale, gestire queste cose qua, mi piace tantissimo a me. Come vedete, noi abbiamo acquistato la carta 317, gliela possiamo rivendere a 439. Se noi vendiamo tutto, guadagniamo 2.000 dollari, 2.000 crediti, anzi, non sono dollari, sono crediti. Voi direte, beh, ma che te ne fai questi soldi? Niente, li butti così via, fai vendi, acquisti e basta. Può sembrare così all'inizio, però è molto molto di più. Anche perché, come vedete, se io volessi vendere un quadro... No, questi qua esportano quadro, fammi vedere qualcosa che loro importano. Ok, importano carta. Se io volessi vendere ancora tanta carta, arrivato a un certo punto loro dicono, oh, basta, siamo pieni, non ce ne vendere più, non ne vogliamo più. Quindi dovete stare attenti su questo fattore economico, che è veramente carino. Andando qui potremmo riparare e pulire la nostra navicella. Puliamola soltanto, perché ripararla noi abbiamo il riparatore. Prima di partire di nuovo voglio vedere se riesco a trovare un shooter. È quello che spara, ma non ci serve ancora, non abbiamo neanche le armettine per sparare. Mi serve un scienziato, che ovviamente non c'è lo scienziato serve per fare delle ricerche.
prima di fare altro, guardiamo un po' quello che possiamo, da qui dallo schermo, dalla visuale, quello che riusciamo a esportare. Qua si esporta del legno, si produce legno, vediamo se qualcuno vuole del legno. Qualcuno sicuramente lo vorrà il legno. Questi vogliono la carta, ok, però non mi interessa. Chi sono questi? Ok, dovremmo trovare qualcuno che vuole il legno. Qualcuno che vuole legno? No, eh? Maledizione, oh, non c'è nessuno che vuole il legno. Fatemi un po' vedere qui se c'è qualcuno che vuole legno. Magari l'ho anche visto e l'ho saltato. Sapete che io le salto le cose. Quando le vedo poi le salto. No, questi qua vogliono del legno. Jubiler vogliono legno. Perfetto. Compriamo legno e facciamoci un altro viaggio. Per comprarlo trascinate qua al massimo 28. Di più non posso comprarne perché non ce ne sono. Come vedete ne posso prendere 36, ma ne hanno solo 28. Compro solo questi, compro. Loro importano acqua, queste cose qua. Esportano anche libri e arte. Libri e arte. Però libri e arte non li vuole nessuno. Neanche a Ostia. Qua c'è Gabbo. È il mondo di Gabbo questo. Lui dice sempre Ostia. Questo è il mondo di Gabbo. Libri e cose non li vuole nessuno. No. Tutti li esportano, nessuno li compra. Perfetto. Abbiamo detto che andiamo qui su Jubener. 4,5 unità di tempo. Ok, facciamoci un altro viaggetto. Facciamoci un altro viaggetto. I viaggetti a volte durano veramente tantissimo. Non ti preoccupare tu. Sì, sì, sì. Ma la vedo io, sono io quello che ci ha ricordato che la scienza è importante. Ma io qua comando io, la serie, cioè il video è mio, faccio quel che voglio io. La musica è figa, ci sta questa musica in questo modo molto futuristico quasi. Mi piace questo gioco, io ci ho giocato 4 volte, ci ho giocato anche tanto. E ancora continuo a giocarci, ancora continuo a non capirlo, è molto difficile, ho già chiesto un prestito in una partita che ho giocato che ovviamente è andata male, si vede, le mie capacità economiche si vedono, e niente, adesso proviamo ad andare qui. Ah, quando dice un fire vuol dire che lui sta spremendo il massimo della sua capacità, vuol dire che si sta impegnando al massimo, vuol dire oh sono un fire, proprio sono... Vado al massimo, vado. Ve lo dico io perché secondo me ve l'ha detto l'omino l'uccellino, però l'ho saltato perché sono un pirla. Quindi, guardate qui, l'abbiamo comprata a 2,74, lo vendiamo a 3,45. Vendi tutto. Sono altri 2000 euro di guadagno. Qua il profitto è proprio quello pulito, pulito, pulito. Ci siamo, ho guadagnato 2000 dollari. Crediti. Dico sempre dollari e sono crediti. Che si fa con questi crediti? A parte acquistare tutte le nuove stanze, perché comunque più andiamo avanti arriveremo a un certo punto che questi qua salgono di livello e ci chiederanno una doccia. Dovremo prendere questa, ma non è ancora ricercata, è un cazzo di casino. Qua ci sono le armi, potremo prendere anche delle altre barchette, delle altre navicelle. Come vedete questa è leggermente più grande, questa è proprio una barca. Poi c'è questa qui che è ancora un'altra barca, c'è la Turtle Rock, guardate qui quanto costa, tantissimo. Peraltro non sono in ordine, sapete che non sono in ordine? Ah, è vero, può darsi che non siano in ordine perché ci sono due tipi di barche, una più verso il trasporto di merci, una più verso l'attacco. A noi non ci conviene attaccare, siamo in un primo livello, siamo molto base, se attacchiamo facciamo solo del danno. Andiamo a vedere se troviamo un hacker. Oh, c'è anche l'hacker, è vero. L'hacker serve per hackerare le navi che andiamo ad attaccare. Quindi possiamo prendere il controllo delle navi, fargli cambiare direzione, disattivare gli scudi. È importantissimo. C'è un sacco di cose da tenere sott'occhio. Proprio mi piace. Questo è pilota e cuoco. Ma tanto non ci abbiamo la cucina, medico, cleaner, pilota. Ce ne fosse uno di scienziato. Mi serve uno scienziato. Va bene. Andiamo a vedere qua se c'è qualche... Ma di solito qui non guadagniamo niente in questo caso. L'unico modo per guadagnare sarebbe attaccare gli altri. Ma tanto non ci abbiamo neanche il coso. Non ci abbiamo per attaccare. Potremmo vedere quello che si produce su questo pianeta. Vi conviene all'inizio andare così. Compra e vendi. La cosa qui ci produce un'altra volta carta. Però carta... Ne hanno 33, sapete che ne hanno 33 di questa carta? E se noi ritorniamo su Swoins che vogliono la carta? Sì. Ritorniamo su Swoins, non lo so, i nomi saranno inventati. 10.000 crediti, li investiamo di nuovo. Ok, perfetto. Siamo con la nave carica, andiamo su Swoin. Ci vogliono 4 unità di tempo per arrivare. Al momento, in questa prima fase, il gioco, secondo me, si ripete un po' troppo. Quando poi esplorate tutto... No, poi vi divertite, di brutto vi divertite. Perché poi iniziano... Queste navicelle rosse arrivano... Cioè, tipo, qua... Se noi andiamo su questo pianeta, che è nella seconda fascia esterna... Potremmo avere il rischio di incontrare una di queste navi, che magari è una nave che fatta proprio per l'attacco, quindi più veloce, ci becca sicuro. Però poi quando andiamo qui, guardate qui è proprio
pericolosissimo girare, non ci conviene, due mondi ci sono. Voi direte, beh, ma mi sembra piccolino il mondo. Sì, sembra piccolino così, però adesso prima atterriamo lì che poi ve lo faccio vedere. Voi direte, boh, mi sembra piccolo, non c'è niente da fare, che cazzo vado a fare? Mi sembra inutile, cioè mi sembra piccolissimo. Sì, sì, io vi dico sì, per il momento sembra così. Intanto vendiamo questi. Ok, guadagniamo altri 2000 crediti, qualcosina in più di profitto, ce li prendiamo, sono 20.000. Me ne è rimasto uno. Ecco, come vedete, non vogliono più carta. Dicono, siamo pieni, non ne acquistiamo più, non ce ne dare più, non la vogliamo. Quindi ripariamo e puliamo la nave. Facciamo una... Vi faccio vedere una cosa. Il mondo è ancora più grande. Noi siamo qui su Sif... No, Sif 2. Ci sono... C'è questo, che è un IP system, e questo qui che è uno spiritual system. È un coso spirituale. Per andare qui, ok, illegale portare le armi, se sono hippie, ci vogliamo andare a fare un giro, facciamocelo. Per andare qui dobbiamo andare al cataport, ci vogliono 4,6 unità di tempo, vi taglio, ci vediamo direttamente sul cataport. Volevo tagliarvelo, ma vi ho imbrogliato. Come vedete, allora gli lampeggia un qualcosina qui sopra, ma chi è sta cosina che gli lampeggia? La truppa ha bisogno anche di essere promossa a livello successivo. Promuovendola, sì, promuovi subito, voi potete sbloccare una skill che non sapete qual è, oppure aggiungere qualcosa che già avete. Visto che lui deve fare solo il pilota, facciamogli sviluppare il pilota. Se sbloccate questa, poi non potete tornare indietro, quindi non sapete quello che sbloccate e può essere un casino. Soprattutto all'inizio, che non si trova tanta truppa da reclutare, è veramente difficile. Quindi io vi consiglio, se voi avete preso un riparatore, sbloccate il riparatore livello 2, non andate a guardare lì in mezzo quello che c'è. Peraltro lui ha preso anche l'Litterbug. Soils Rooms, non so cos'è Soils, va bene. Overeater vuol dire che va spesso, va in quella cosa on fire, che a noi ci conviene tantissimo. Ci manca ancora una unità di tempo. Guardate che bello guardarlo da fuori, che sembra sempre che gira, peraltro. Cioè sembra che sta girando in tondo il mondo. Può darsi, non lo so. Ma a me piace questo stile di giochi. Non so perché, a me piacciono così i giochi. Ok, noi siamo qui adesso, siamo al cataport. Possiamo andare o in un universo, sì, universo, una seconda sistema solare IP, oppure in un sistema solare Uber, spirituale. Vado in questo IP. Due giorni, ok. Facciamo questo travel. Lui entra in questo tunnel, lo facciamo andare a velocità. Guardate qui, io guardo questa immagine, sono nell'iper tunnel a iper velocità. Sto diventando male. Ma matto, click on room to display. Ah, ok, sì, va bene, no, non parlare. Adesso qui è un po' un casino. Deve caricare l'altro mondo, e quindi ci vuole un attimo di pazienza. Penso che questa parte qui del caricamento, del quando vai a prendere l'ipertunnel, è forse una delle più lente. È una che andrebbe un attimo ottimizzata in qualche modo, non so come, non me lo chiedete. Magari hanno fatto questo gioco anche per poter girare su macchine un po' più lente, quindi ci può stare. Sembra che abbiamo un sacco di soldi rispetto al prima, non sono tanto male, a me me lo dici. Cosa ne pensi del container misterioso? Mo vediamo, dobbiamo Momo ce lo dice, ok, non ti preoccupare, dobbiamo sbloccare. Ci hanno fatto l'update della cosa, quindi siamo arrivati sul nuovo mondo. Ci preoccuperemo dopo di quell'update, ve lo faccio vedere adesso. La missione è cambiata, dobbiamo ritornare su Swift 2, lo so, dobbiamo tornarci per vedere la missione. Allora, siamo qui in questo mondo, guardate quanto ce ne sono tantissimi di questi mondi generati. Io credo che siano generati in modo casuale. Allora, qui si produce spazzatura, sempre spazzatura, perfetto. Vediamo se c'è qualcuno che si prende la spazzatura, quindi un pianeta dove prendono i rifiuti non c'è. Qui si prendono la carta, bene. Dimmi che c'è... Ah, qua fanno l'acqua. Ah, ottimo. Andiamo su questo pianeta, allora. Qui fanno l'acqua, fanno. Mi ricorda qualcosa che adesso... non mi ricordo cosa, ma mi ricorda qualcosa. Andiamo qui. Travel. All'inizio il gioco è così. Dovete esplorare... Ce n'era uno qui davanti. Scusi. Ce n'era uno qui sopra. Cosa stava facendo? Ok, come vedete, se voi cliccate sulle stanze, vi dice la condizione e la pulizia di quella stanza. Purtroppo al momento non abbiamo uno. Questa qui è sporchissima, dobbiamo pulire. Non abbiamo uno che pulisce. Abbiamo, sì, qualcuno che le sistema, ma non abbiamo uno che pulisce. È un problema. Dobbiamo trovare la nuova truppa. Ci servono delle altre persone per far andare sta navicella qui. Peraltro questa qui è una navicella solo da trasporto. È inutile
fare lotte con questa navicella lenta, poco resistente, con poco spazio, lasciamole stare lì. Stanno tutti e due dormendo, ok? Questa qui è la spazzatura, guardate qui, si genera la spazzatura, tantissima. Tantissima spazzatura fanno. Comunque quando arriviamo poi nei porti, più grandi, possiamo, nei pianeti più grandi, possiamo sbarazzarcene, pagare per farla pulire. Discorso diverso se prendiamo qualcuno che ci fa quella, quel lavoro lì. Allora, siamo arrivati qua, non possiamo pulire la nave, benissimo. Andiamo a vedere quello che possiamo vendere. Vendiamogli questa. No, compra, vendi. Loro acquistano, vero? Sì. La vendiamo, guadagniamo pochissimo, ne abbiamo solo uno. Però volevo prendere l'acqua. L'acqua ne voglio prendere tantissima, sapete? 36, 5.000 di acqua. Che purtroppo sta nave è piccola, non è che puoi fare chissà che cosa. Vediamo se qui c'è qualcuno che vuole acqua. Questi vuole acqua. Ci mette un po', ci mette però. 4.9, 4.5, ok, prendiamo questo, 2.9. Andiamo a vendere l'acqua. Qua fanno i cosmetici, fanno. Ok, andiamo veloce. E all'inizio tutto così è, tutto cercare di capire cosa conquistare, cosa vendere, gestire bene le risorse per arrivare alla navicella più grande. Io direi che però vi ho fatto vedere tutto, quasi tutto. Non vi ho fatto vedere la parte di combattimento, ma tanto non ve la faccio vedere in questa puntata perché questa navicella non fa veramente niente. Il gioco all'inizio vi sembrerà super difficile, soprattutto perché la lingua inglese, non c'è l'italiano, vi sembrerà molto difficile, però vi assicuro che se vi piacciono questi giochi qua manageriali, a me piacciono, è il genere che mi piace, se vi piacciono vi assicuro che potete divertire. Vediamo se c'è uno scienziato qui, pilota, tutti piloti sono. Cook. Ok, non riusciamo a trovare uno scienziato. Intanto gli vendiamo l'acqua. 144, 234. Ok, 2000 di profitto. Tantissimo di profitto. Vediamo quello che vendono loro. Loro vendono quadri, libri che non li vuole mai nessuno. Spazzatura, che neanche questa vuole nessuno. Ok. Perfetto, perfetto. Allora, io direi che ci fermiamo qui. Poi io tornerò. Ovviamente io vado avanti con questa campagna perché mi piace troppo sto gioco. Sperando di trovare una merda di travel, intanto lo faccio viaggiare. Sperando di trovare un cavo di scienziato. Ok, qualcuno ci ha rotto il... Oh, porca mignotta, non di nuovo. Ci hanno rotto il motore. Ok, vanno a riparare velocemente. Adesso guardate lui va lì. Gli ho messo la stellina qui che vuol dire riparalo velocemente. Cioè, dai priorità. Perché senza motore non andiamo da nessuna parte. Vedete qua, lui sale. È veramente figo. A me piace anche la grafica. Quella grafica cartonata che a me piace sempre, piace. Ditemi che sono anche pazzo. Però vi dicevo, con le ricerche che si può fare? Sbloccare tutti gli anelli esterni di ogni sistema solare, sbloccare nuove galassie e sbloccare nuove unità da montare dentro la nostra navicella. Tipo, la più importante che vi richiedono subito è questa cosa qui, con la doccia. Lo so. Peraltro per ogni stanza noi possiamo sbloccare degli update. Tipo Flushmatic, Free Wi-Fi. In bagno il Wi-Fi ci vuole. Non mi dite di no perché ve meno. In bagno ci vuole il Wi-Fi. O almeno la connessione dati. E niente, allora, chiudiamo qui. Finisco questa puntata, guardate che bellina la navicella. Potete cambiare anche i colori della navicella, mi sono dimenticato, però si possono cambiare. Finisco questa puntata, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!